Vai, 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 vai con il Mega Drive. Ciao a tutti, benvenuti a Video Peppe, episodio 28. Anche questa settimana non ho granché di cui parlare, ho però un po' di mal di testa. Ma ho avuto un'idea, peraltro già avuta in passato. Innanzitutto una premessa: comprate e giocate Dishonored, così, spazio pubblicitario senza essere neanche pagati, vabbè, è una figata. In pratica propongo anche qui i regali che ho proposto nell'ultimo podcast, nell'ultimo Outcast Magazine, pensando che magari c'è chi segue il sito, questa rubrica, e non segue tutti i podcast, o magari c'è anche chi non è ancora riuscito ad ascoltare 3 ore di podcast, delle quali mezz'ora dedicata a Guild Wars 2. Quindi, se ci scrivete a podcast@outcast.it potete partecipare. Come? Se volete ricevere un codice per il download di Little Big Planet su PlayStation Vita, scriveteci descrivendo come sarebbe il primo livello che andreste a creare una volta scaricato il gioco. Il nostro game designer Andrea Babic giudicherà il livello più interessante e lo premierà. Altrimenti potete mandarci gli insulti da pirata più creativi, offensivi, magari anche volgari che vi vengono in mente, e così potete provare a ricevere o una copia promozionale di One Piece Pirate Warriors per PlayStation 3. Copia promozionale vuol dire che è il CD dentro una scatola, non il CD, il Blu-ray dentro una scatola stile CD, non è la confezione quella che stanno nei negozi, però insomma è il gioco, funziona. Oppure un pacchetto base dell'ultimo Humble Indie Bundle, l'Humble Indie Bundle 6. Pacchetto base nel senso che ci sono solo i giochi che vengono dati a chi lo comprava facendo un'offerta inferiore all'offerta media, non c'erano i giochi bonus. Quindi Rorschach, Space Pirates and Zombies, Torchlight, Vessel e Shatter. Per chi non lo sapesse, ricordo che con l'Humble Indie Bundle i giochi possono essere scaricati o scaricando direttamente gli eseguibili in formato Windows, Linux o Mac e sono privi di DRM, oppure, o anche entrambe le cose, con codici per il download da Steam. In più sono incluse anche le colonne sonore, sia in formato FLAC che MP3, anche loro senza DRM. Quindi è comunque un bel pacchetto, anche se non è il pacchetto massimo dell'Humble Indie Bundle 6. Se scrivete per partecipare, magari puntualizzate se ci tenete di più ad avere Pirate Warriors o l'Humble Indie Bundle, o se li volete entrambi, qual è il vostro ordine di preferenza. Insomma, dateci delle informazioni per decidere chi vince cosa. A giudicare i migliori insulti pirateschi ci penserà il nostro pirata Ugo Laviano. Direi che è tutto. Ricordo l'email podcast@outcast.it. Passiamo alla rassegna dei contenuti in arrivo questa settimana. Dunque, dal punto di vista del podcast, vabbè, arriva chiaramente l'opinionista, non si sa mai quando. Mercoledì c'è il nuovo Outcast Sound Sitter. Poi, rubriche, domani Blue Brothers, l'abbiamo spostata domani per avere la possibilità di inserire un Blu-ray in più, è la rubrica che parla di Blu-ray. Mercoledì, se Fotone si ripiglia dalla febbre, c'è Ludofilia, la sua rubrica dedicata alle pippe mentali sul mondo dei videogiochi. Giovedì, in paperback, Ziska ci parla dell'autrice Julia Stewart, paperback, rubrica dedicata ai libri non legati ai videogiochi. Venerdì, in broadcast, si torna a parlare di board game, non so però dirvi parlando di cosa. Per quanto riguarda articoli di altro genere, sono in arrivo la recensione di FTO, Faster Than Light, curata da Eric Pede. Arriva anche la recensione di Checco del nuovo XCOM Enemy Unknown, anche se arriverà leggermente in ritardo rispetto al resto del mondo, perché noi, vabbè, siamo borderline, ci piace dire che è per quello. Poi siamo al lavoro anche su altre cose, per esempio abbiamo in arrivo la recensione di Growlancer 4 per PSP, curata dal nostro Crono. E che altro? Ma possiamo anche concludere qua. No, però dai, c'ho un po' di post-mortem che vorrei scrivere, ma soprattutto sono al lavoro sulla recensione di Resident Evil 6. Lo sto giocando con calma, ho giocato un po' in cooperativa, adesso faccio un po' un rush finale per finirlo e per avere un po' di sane polemiche anche su Outcast. E basta, insomma, ci sono altre cose. Quedex si sta giocando la beta di Shootmania. Ricordiamo che Quedex è il nostro fanatico di Quake 3 Arena, quindi dovrebbe essere abbastanza adatto. E altre cose che non anticipo. Ho parlato abbastanza. Ci rivediamo fra una settimana.